Cioè adesso avete capito meglio cosa siete riusciti a fare un mese fa a Londra? Risultato grandissimo, importante, adesso si riesce forse a capire meglio e non lo so. Andrea Bari, 1-2-3 prova, 1-2-3 prova. Sono oltre 328 presenze, 329 presenze per la precisione con Trento, sei arrivato con i capelli lunghi qui all'ombra del Bondone, adesso hai uno stile decisamente diverso, però nel frattempo sei cresciuto non solo come giocatore ma anche come uomo. Allora, purtroppo i capelli sono quelli che sono, ma se giriamo la telecamera sicuramente anche tu, caro Franz, qualche capello in meno ce l'hai. No, questo vuol dire che siamo... Quanto può influire questa mancanza di ritmo gara? No, più che altro secondo me in allenamento, forse siamo anche un po' stancati di allenarci e basta, quindi... Ben vengano le partite che contano e... Ma vaffanculo. Adesso aspettiamo e guardiamo ogni partita con una diversa, piano piano. Oggi c'è stato qualche calo di concentrazione quando siete stati avanti particolarmente nel punteggio. Tardioric, l'Itas di Ateca Trentino è in semifinale, il miglior risultato possibile da questo punto di vista. Sì, abbiamo vinto 3-0, non era così facile come sembra, ma non ce la faccio anche troppo. Di poter giocare, giocare benissimo, insomma, abbiamo fatto una bella gara, anche ho visto un bello spirito, quindi... Cazzo! Doppio Jan Stoker, Junior e Jan, è stata una buona partita da parte tua, forse avresti meritato anche il titolo di MVP, l'importante è andare in Final Four. No, veramente c'era molto importante... di migliorare voi stessi, rispettate le regole, fate squadra e giocate in modo leale, avrete vinto. Teka Zizki da capitano, un'altra coppa... Da Dostin Stoichev, un altro successo dell'Italia di Ateca Trentino, un'altra prova di grande carattere, perché sul 2-0, sempre Stoker, poi con il successo di Macerata nel terzo, non era facile risalire la china. Qual è la domanda? Un grande saluto a tutti gli amici di Herbalife. Grazie al vostro che siamo qua. Gare in questo momento meraviglioso per me. E pensare che tu hai una storia alle spalle molto, molto... Fra le tante storie belle che la Trentino Volley ha scritto in questi anni c'è anche quella di... Sì, diciamo che i primi due set è andata molto bene, abbiamo fatto una bella tattica e siamo riusciti a mettere in difficoltà il gioco di Castellana. Poi nel terzo loro ovviamente erano 2-0. Iniziamo, scusate. Osmani Guantoreno ha un bel 3-0 contro Castellana, nei primi due set si è visto il gioco, nel terzo il carattere, sei d'accordo? Sì, sono molto d'accordo. Le prime due set abbiamo giocato molto bene, siamo riusciti a mettere in difficoltà il loro gioco e poi la partita ha dato... Osmani Guantoreno, capello tagliato di fresco, ti stai preparando nel migliore dei modi alla sfida con Piacenza dove troverai il tuo fraterno amico Simone. Che c'entra il taglio di capelli, Franz? Dai, dai, no. Peter Djuric. Francesco Segala, buonasera. Un saluto a tutti gli amici di Super Volley. Ciao!